Buonasera a tutti, questo è l'ABC del calcio, l'appuntamento del lunedì come al solito. Ci troviamo qui insieme su il canale 86 del Digitale Terrestre per parlare di Serie A, Serie B e Serie C. Tanti gli argomenti, tante le cose da commentare. Come al solito, come ogni lunedì, avremo con noi un ospite in collegamento telefonico. Questa sera ci occupiamo di Girone C, ma partiamo come di consueto dalla Serie A. Prima ancora però gli ospiti con me qui in studio. Pino Wilson, buonasera, bentornato. Bentrovati. Dall'altra parte, buonasera, bentornato anche ad Andrea Tommassini. Ciao Andrea. Buonasera a tutti, grazie di farlo. Questa sera nelle vesti di, non lo so, ogni volta che viene Andrea, una volta nelle vesti di conduttore, una volta nelle vesti di giornalista, di opinionista, quasi di moviolista anche questa sera. Dai, ti piace questo ruolo? Tantissimo, sono il tuo jolly. Bene. Puoi fare tutto, puoi fare tutto, l'importante è che tu faccia tutto fatto bene, perché questa già, ecco, questa già dovrebbe essere la base di partenza. Comunque, partiamo dai risultati della Serie A, partiamo da tutto ciò che è avvenuto nell'ultima giornata di campionato, perché è stata una giornata di campionato con dei big match importanti, su tutti il derby di Milano chiaramente, ma la giornata è cominciata con la sfida tra Roma e Genoa, e qui c'è subito da parlare di Moviola, di ciò che è avvenuto, del gol annullato a Zaniolo e di conseguenza del cartellino rosso, quindi poi la polemica di Mourinho, ne parliamo tra pochissimo. Poi alle 18 la sfida tra Inter e Milan, il derby di Milano, tanto atteso anche per la questione, per insomma, l'apertura possibile dello scudetto, il Milan sotto di un gol, poi fa 2-1 con la doppietta di Giroud. La sera Fiorentina-Lazio 3-0 in favore dei biancocelesti, con finalmente direi la prima Lazio forse di Maurizio Sarri, o comunque un'ottima prestazione. Sentiamo tra poco che cosa ne dice Pino Wilson. Poi ieri alle 12.30 la sfida tra Atalanta e Cagliari, e l'Atalanta conferma di non essere in un momento straordinario. 2-1 del Cagliari, 0-0 tra Bologna ed Empoli, 4-0 della Sampdoria sul Sassuolo, vince il Napoli 2-0 sul Venezia con il ritorno di un grande Osimhen, Udinese-Torino 2-0, così come Juventus-Verona ieri sera. Questa sera conclude la sfida tra Salernitana e Spezia. Vediamo intanto anche la classifica, perché è tutto riaperto rispetto a prima, per quanto l'Inter abbia ancora una partita da recuperare, però insomma Napoli e Milan si rifanno sotto. Partiamo però da quelle che sono state le polemiche, perché insomma Andrea, sottolineavi questa sera quasi in veste di moviolista, che è successo nella sfida tra Roma e Genoa, chi ha ragione? Mourinho si è arrabbiato tantissimo, no? Non c'è soltanto Roma-Genoa di cui parlare, perché sì, veramente in questo weekend di calcio ci sono stati tanti gli episodi, gli arbitri un po' in confusione, e in realtà partiamo forse da quello più chiaro, più semplice, certo. Anzi, perché le immagini sono chiare. Il nuovo consulente della Roma ha dato ragione al VAR e all'arbitro, diciamo tendenzialmente, visto che in realtà adesso all'inizio non aveva fischiato fallo, ma anche lì poi le polemiche, sappiamo sempre il VAR quando può intervenire, quando non può intervenire. Se è intervenuto in questo caso è perché evidentemente l'arbitro non aveva visto questo contatto. Gli esperti, questo pestone di Abraham, esattamente, questo è un fallo abbastanza chiaro, rivisto alla Moviola, al VAR in realtà l'arbitro poi ha subito preso la sua decisione, quindi in realtà il fallo è giusto fischiarlo e quindi conseguentemente è anche giusto annullare la rete di Zaniolo. Quello che forse posso dire nei confronti dell'arbitro, l'errore non è tanto appunto aver annullato la rete, ma piuttosto aver espulso Zaniolo, perché sappiamo che l'ammonizione non si toglie nel caso di revisione dal VAR, soprattutto per questi casi di, diciamo, si è tolto la maglia, quindi sì, certo. In questi casi non viene tolta l'ammonizione. Però Zaniolo giustamente è andato lì all'arbitro a chiedere spiegazioni, al 90esimo segni la rete dell'1-0 dopo tutte le polemiche che ci sono state nei confronti di Zaniolo, che comunque è un calciatore che è tornato da un infortunio, su di lui ci sono tante pressioni, è una settimana quella del mercato nel quale si parlava ormai adesso di un possibile addio sì, certo. A giugno, quindi insomma ci poteva stare, no, la reazione del giocatore, che alla fine ha detto ma Pino mi sa che non è d'accordo, non è d'accordo, perché la reazione è stata un po' troppo comunque, Pino. Ma io credo che c'è modo e modo andare all'arbitro, fermo restando che probabilmente l'aspetto del momento non era tra i più positivi per quello che riguarda Zaniolo, perché in effetti un gol stupendo, oltretutto al 90esimo, certo, ti può anche portare a avere delle reazioni, però fuori dal... sta di fatto che l'espressione che lui ha usato nei confronti dell'arbitro
non credo che sia tra quelle più civiche. Anche perché quindi, in quel caso, se poi non sanzioni, visto che è stato abbastanza palese, no? Cioè rischi che andiamo un po' a sdoganare e a giustificare un po' tutto poi. E quindi secondo me il rosso c'era tutto. Però al di là di questa polemica sulla espulsione, purtroppo io ho sentito le dichiarazioni di Mourinho. Ecco, che dice? Che siamo troppo piccoli, no? I poteri forti non ci prendono in considerazione. Io vado oltre, sai, Mourinho era tanto che non stava qui in Italia, probabilmente non si è reso conto ancora dei poteri, sì, forti o meno. Però sta di fatto che una cosa giusta, lui l'ha detto, che alla resa dei conti uniformità di giudizio non c'è. Quindi una volta c'è un'applicazione di un fallo come quello che è stato fischiato poi successivamente al gol contro la Roma, ma sta di fatto che in altre occasioni ci sono situazioni ancora più gravi dove non ho visto nemmeno tirar fuori il cartellino giallo, perché un'entrata del genere merita il giallo, se non l'espulsione diretta. Quindi sono d'accordo con lui quando mi dice che purtroppo questa uniformità non esiste, e dall'altra parte nella fattispecie di ieri il fallo c'era e quindi è giusto annullare il gol. Quindi insomma dici, effettivamente questo è un discorso che abbiamo trattato tante volte, no? Magari un fallo molto simile, anche a una settimana di distanza, esatto, da un all'altro, mi viene sempre in mente il rigore concesso nella sfida tra Inter e Juventus e subito dopo quello che c'è invece in Roma-Milan, più o meno lo stesso fallo, pressoché identico, da una parte è calcio di rigore, dall'altra no. Quindi ma sai, questo credo che io ho visto in quest'ultima partita la mediocrità attuale della classe arbitrale. Se tu pensi che lo stesso Orsato, che considero ancora il migliore di questi, non so se per sua bravura o per incapacità, ovviamente certo, sempre calcisticamente parlando, degli altri, anche Orsato ieri aveva segnato un rigore alla Fiorentina che non stava né sì, in terra né in cielo. Per fortuna c'è il VAR che lo ha richiamato, ma lui era in una posizione tale che non poteva non aver visto, non so, forse spinto dall'emozione, dal momento emotivo della partita, ma francamente da Orsato non mi sarei aspettato un errore del genere. Andrea, sei d'accordo chiaramente? Assolutamente sì, soprattutto su quest'ultimo episodio. Oggi sentivo un intervento in radio dell'ex arbitro Bergonzi, il quale ha detto che effettivamente era molto arrabbiato per le conduzioni arbitrali di questo weekend, perché ha visto poca attenzione, quasi svogliatezza nell'arbitrale, e ha fatto proprio un esempio di, insomma, di tutti gli episodi che ci sono stati. Tra questi c'era anche quello che dice Pino, ossia di Orsato. Cioè Orsato è considerato il miglior arbitro adesso, certo, in questo momento, eppure dice in quel momento c'è proprio stato disattenzione, perché fischiare un fallo del genere dove era palese che Castrovilli fosse andato addosso a Luis Felipe e non Luis Felipe che avesse fatto fallo, infatti poi il VAR è subito intervenuto, lui è andato a vedere l'immagine in un nanosecondo, ha subito archiviato la propria decisione, quindi lì è veramente una disattenzione. Abbiamo visto adesso le immagini di un altro episodio, sì, molto importante, e sempre rifacendomi ovviamente agli esperti, Bergonzi ha detto che a differenza di quello della Roma ad esempio, questo è un episodio soggettivo nel quale è l'arbitro che decide se è fallo o meno. Lui ad esempio avrebbe fischiato fallo, l'arbitro invece del derby no. Rispetto invece a quello di Abraham, dove invece quella è una situazione oggettiva, nel senso c'è cioè persone e quindi però fallo. Torniamo al discorso di Pino, la soggettività in questo caso determina magari anche il risultato di un match. Sì, anche perché ieri durante le varie telecronache c'è stato veramente qualcuno che diceva che il VAR non doveva intervenire perché non era di sua competenza. Un altro ti dice, no, ha fatto bene perché era di sua competenza. Ma questo protocollo deve essere oggettivo o soggettivo? Questo non lo sappiamo. Il protocollo dice che il VAR può intervenire soltanto quando c'è un episodio appunto oggettivo, quindi pestone di Abraham evidentemente visto, non visto dall'arbitro. Nel caso invece del Milan invece è soggettivo perché lo scontro era abbastanza evidente. L'arbitro è lì, lo vede e valuta l'entità. Esattamente. Allora, io ho un po' di dubbi su questo fallo. In diretta mi sembrava palesemente un fallo. Rivedendo la moviola si vede che Giroud anticipa in realtà Sanchez. È questione di secondi. Trazione di secondo, certo. Anticipa nello slancio, poi chiaramente lo colpisce.
La dinamica sembra effettivamente che lo abbia travolto, lo abbia fatto volare via. È anche vero che Giroud, lo vediamo dall'immagine, praticamente la sua spalla arriva la sua spalla arriva alla testa di Sanchez, non è colpa sua. Fosse stato Giroud contro Ibrahimovic, per dire, o Skriniar, era spalla a spalla, e quindi magari era meno evidente. Vediamo che comunque è anche vero a sua volta che il fatto che abbia preso prima il pallone non significa sempre che non sia fallo. Certo, assolutamente, ormai questo l'abbiamo sdoganato. Esattamente, insomma, quindi anche capito. Qui è appunto una questione soggettiva, certo. Un arbitro dice che è fallo, e l'altro un altro dice no. Di no. Ma andando al campo, Pino, questa partita, partendo insomma proprio dall'ultima immagine, quindi nel derby di Milano, riapre totalmente la corsa campionato, perché insomma un conto era andare a 7 punti con una partita da recuperare, potenzialmente 10, un conto è stare a un punto sempre con una partita da recuperare, ma decisamente sì. Il Milan era una partita che valeva 6 punti, non 3, perché insomma sicuramente oltretutto ha fatto rientrare anche il Napoli, certo, che è andato a vincere a Venezia 2-0. Quindi sembrava che tutto fosse già deciso, invece una partita ti apre un po' lo spiraglio a tutti quelli che possono essere gli eventi successivi a questa partita. E il Milan ovviamente non ha mai mollato, sta di fatto che, è una mia opinione del tutto soggettiva, l'Inter ha buttato via il derby. Ecco, stava dominando. A proposito di questo, siccome voi, noi, insomma qui un po' tutti conosciamo nel dettaglio Simone Inzaghi, no? Avendolo avuto vari anni, che sia un grande tecnico, credo che ormai ci siano pochi dubbi, ma che avesse delle lacune, ce le aveva sulla panchina della Lazio, io credo di poter dire che non le abbia ancora colmate del tutto, e il derby ne è la prova. Siete d'accordo? Parto da Pino e poi coinvolgo anche Andrea, chiaramente. Sai cos'è, Elisa, che il primo gol dell'Inter è scaturito da una palla persa a tre quarti campo, sempre nell'area dell'Inter, da un giocatore che ora non ricordo chi fosse. E quindi da lì è scaturito questo primo gol, e quindi poteva essere sicuramente cancellato. Nello stesso tempo, nell'arco di 2 minuti, è arrivato il secondo. Sai, fai fatica a stabilire se è Inzaghi, se l'errore è soltanto dei giocatori, quindi faccio molta fatica a pensare a una cosa del genere, anche perché poi in campo ci vanno i giocatori. Sì, 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 certo. Semmai io ne faccio proprio una questione quasi di blackout, no? Perché l'Inter domina per 60 minuti, dopodiché in meno di 10 minuti prendi 2 gol. È cambiata la partita, è cambiata la partita. Proprio l'inerzia. Poi, oltretutto, Giroud ha fatto pure un secondo gol, da grande calciatore qual è. Forse è la prima partita in cui dimostra di essere Giroud. Hai detto una cosa che neanche io pensavo. Neanche poi, perché per gran parte della partita non si era visto. Non si è mai visto, non si è mai visto. E quindi non darei tanto la colpa ad Inzaghi quanto alla facilità con cui hanno reagito negativamente al gol del pareggio. Andrea? Pino, prima di fare il mio intervento, devo fare una domanda a Pino proprio su questo gol, il secondo di Giroud. Là il difensore, cioè è impossibile prenderla, perché comunque il difensore esperto come De Vrij, è un movimento che magari uno non si aspetta, perché portarsela sul sinistro con un tacco non è magari un movimento che un difensore si aspetta, oppure è stato un errore proprio del difensore? Sai, sono tutte e due, la bravura dell'attaccante e l'ingenuità tra virgolette, perché De Vrij tutto gli può dire, forse che sia un inesperto, ma credo che ci sia stato veramente un blackout, perché loro stavano dominando la partita, sembrava che addirittura stessero lì per raddoppiare, ti ritrovi nell'arco di 7-8 minuti a stare sotto, quindi sicuramente c'è anche una situazione mentale in quel momento, al di là della bravura che oltretutto è ormai concretizzata di De Vrij. Per quanto riguarda invece appunto la disamina che volevo fare, ovviamente sono d'accordo con voi, sono le lacune di Inzaghi, chi ovviamente è tifoso della Lazio o comunque ha seguito la Lazio in questi 5 anni di Inzaghi sa quali sono i suoi problemi, soprattutto i suoi vizi, secondo me. Allora, una partita in particolare, purtroppo adesso i laziali magari porterò dei brutti ricordi, era quella del Salisburgo, dove vinceva e appunto poi ha buttato una partita in una qualificazione, anzi forse quella Lazio quell'anno aveva qualche possibilità, non dico di vincerla, però insomma di arrivarci almeno in finale. E quindi insomma quella lì è la partita chiave, insomma simbolo. Il vizio di Inzaghi purtroppo è quello che appena viene ammonito un giocatore
può essere lo anche toglie, il più forte del mondo, lui lo toglie. Aveva già perso Perisic per infortunio, ha tolto il centrocampista, se non sbaglio era Brozovic, ha tolto lui, mettendo Vidal e Sanchez, e lì praticamente l'Inter è calata drasticamente, a trazione difensiva invece che offensiva. Lì il Milan è stato fortunato perché, come diceva Pino, il primo gol su contropiede, il secondo poi è successo da un'azione del genere, e quindi ecco, poi l'Inter si è innervosita, da lì praticamente non è riuscita più a fare nulla. Chiarissimo. Fatto sta che tutto è completamente riaperto, gli argomenti sono ancora tanti, quindi vado velocemente, vi chiedo anche delle risposte rapide, perché Pino, tu prima hai detto a favore chiaramente di Milan e Napoli, senza dubbio, ci metti dentro anche la Juventus? E qualche tempo fa, sempre in questa trasmissione, io ricordo ancora che la Juve aveva 15 punti e ne aveva 12 di distacco. E io dissi, staremo a vedere, perché poi la Juve è molto sorniona, poi oltretutto ha una società, ha una squadra, ha un allenatore di grande, grande spessore, per cui mai darla per morta, darla cosa per che spacciare. Si è verificata, per cui senza fare voli pindarici e pensare che la Juve possa arrivare lì su, però il quarto posto che sembrava già un risultato scritto molto, ma molto lontano, ora si sta concretizzando il contrario. Il Napoli come la vedi invece, Andrea? Ha passato il periodo di crisi? Può tornare a essere grande Napoli con obiettivo scudetto? Allora, secondo me sì, perché Spalletti è riuscito a superare brillantemente questo mese e mezzo di grandi difficoltà, perché ha avuto fuori il suo attaccante migliore, infatti appena è tornato ha subito segnato. Ha fuori, per tra l'altro, il vincitore della Coppa d'Africa, certo, Koulibaly, che tra l'altro probabilmente lo vedremo già, se ce la fa, sabato, se non sbaglio sabato dovrebbe giocare con contro l'Inter. Ha quindi giocato con Mertens, senza Anguissa, esattamente, quindi tra Covid e infortuni Spalletti è riuscito comunque a stare lì. Ha vinto la partita importantissima contro il Venezia, proprio perché c'era il derby, e quindi in ogni caso avrebbe guadagnato punti o per la Champions, certo, o per lo scudetto. Ne ha guadagnati, fortunatamente per il Napoli, chiaramente per lo scudetto. Adesso c'è lo scontro diretto, che rischia ovviamente il sorpasso il Napoli. A quel punto poi la partita in più dell'Inter potrebbe essere quasi nulla, nel senso potrebbe ritornare magari a più uno. Però siamo lì. Esattamente, certo, quindi il campionato sicuramente è riaperto. Adesso il Napoli si ritrova tutti i suoi giocatori, può lottare veramente per lo scudetto. Ti piace il Napoli? Torna a piacerti? Gioca bene. Oltretutto gli interpreti sono di prima categoria, di grande spessore, e il fatto stesso che, come diceva Andrea, e almeno 3 o 4 giocatori di grande livello, di grande spessore, sono stati fuori, e quindi credo che con il rientro di tutti il Napoli sicuramente sarà una candidata. Poi molto dipende dalla partita, certo, la prossima partita, sai, una vittoria del Napoli riaprirebbe le porte sia al Napoli che al Milan in modo ancora più concreto, quindi sicuramente grande partita quella che ci sarà domenica. Senti, più volte Pino, sia in questa trasmissione che nell'altra che facciamo insieme, parlando invece della Lazio, hai detto, io a oggi sono passati 6 mesi, 7 mesi, 5 mesi, io di Sarri non vedo ancora niente in questa Lazio. Adesso, partendo dal presupposto che si tratta di una partita, quindi guai a cantare tra virgolette vittoria in questo senso, no? Sarebbe ingenuo pensare che all'improvviso boom boom sia cambiato tutto. Aspettiamo che ci sia continuità. Ma adesso la mano di Sarri l'hai vista con la Fiorentina? E lui è stato molto onesto e sincero, e questo gli fa onore. Nelle sue dichiarazioni post partite ha detto che qualcosa è cambiato, perché non si possono cancellare le caratteristiche dei giocatori. Ora, non del tutto, ma comunque parzialmente ha accettato quelle che sono caratteristiche di alcuni, tant'è vero che ieri la squadra ha giocato leggermente più indietro, sì, quindi si è abbassato un po' il baricentro, e attaccando molto però, e chi ne ha beneficiato? La difesa che aveva preso, certo, 39 gol, e sono 3 partite che non subisce la rete avversaria, quindi sicuramente grande merito di Sarri, sia nel riproporre qualcosa di nuovo e sia nel continuare nel suo dettame calcistico, che sappiamo tutti quanti ha portato dei frutti positivi nelle altre squadre. Cominciano a capirlo sto sarrismo questi giocatori, Andrea? Penso che pian piano ci stia riuscendo Sarri. Secondo me anche c'è stato, sembrerebbe ovviamente, che ci sia stata una svolta anche dal punto di vista mentale. Quello che i media hanno chiamato, tra virgolette, il patto, dei parioli è fondamentale, perché dove a volte non ci arriva magari la tecnica o il gioco,
a volte la mentalità poi è fondamentale, nel senso che magari ci sono sempre delle squadre che sono più forti di te, però il gruppo, quando si forma il gruppo, in quel caso poi può sempre portare i suoi frutti. Ovviamente questa stagione ormai è di passaggio, della Lazio è abbastanza palese, non si lotta più per un posto Champions, ma tendenzialmente, almeno quest'anno, per Europa League / Conference League, visto che le altre stanno andando molto più forte. La prossima stagione, quella che arriverà a giugno, potrebbe essere magari quella fondamentale. Chiaro è che la società deve dare una mano soprattutto a prendere gli giocatori che lui chiede, perché quelli che ha chiesto, Zaccagni e Pedro, sono quelli che funzionano di più. Quindi la difesa sicuramente deve essere rinforzata per chiudere, perché altrimenti Lisa mi mena. Vado a dire che pian piano ci stanno riuscendo, almeno nella Fiorentina si è visto un ottimo gioco. Vero è che erano senza attaccante più forte che avevano, e quindi insomma si è visto con la Juventus. Posso dissentire un attimo? Sì, certo. Sul fatto che la Coppa, che l'Europa, la Champions sia ormai un traguardo non raggiungibile. La vittoria del Cagliari a Bergamo ha aperto le porte non solo alla Juve, ma anche alle squadre che hanno 39 punti, siamo della Lazio con la Roma, ma c'è anche una partita della Fiorentina da recuperare, per cui si ritrovano a due partite di svantaggio, e sappiamo tutti che due partite possono veramente essere riprese o negativamente o positivamente. Però il quarto posto, Vino, purtroppo è della Juve, è già firmato. Quindi sì, con l'Atalanta fuori? Sì, Atalanta secondo me fuori. Sì. Adesso con Vlahovic sicuramente. Controcorrente rispetto a quello che dicevamo, poi è chiaro, hanno fatto un mercato diverso. Comunque in tutto questo non c'è la Champions, ma c'è la Coppa Italia in questi giorni, perché già da domani si torna in campo, domani la sfida tra Inter e Roma, dopodomani quella tra Milan e Lazio, poi giovedì Atalanta-Fiorentina e Juventus-Sassuolo, queste sono le partite in programma. Vediamo anche il prossimo turno di Serie A, perché come detto c'è un altro big match molto importante, che è quello tra Napoli e Inter, ma la giornata si aprirà sabato alle 15 con la sfida tra Lazio e Bologna, poi Torino-Venezia, Milan-Sampdoria, Empoli-Cagliari, Genoa-Salernitana, Verona-Udinese-Sassuolo-Roma, Atalanta-Juventus, l'altro big match anche in ottica chiaramente quarto posto, per quanto manchi ancora molto, e Spezia-Fiorentina. Queste sono tutte le partite in programma per la prossima giornata di campionato, per il prossimo weekend. Tra Atalanta e Juventus, che ti aspetti? È una reazione da parte dell'Atalanta, ma nello stesso tempo dall'altra parte ci sono 11 giocatori, tra cui due nuovi, che sono secondo me quelli che hanno caratterizzato la vittoria della Juventus, e quindi un bel match. L'Atalanta non può permettersi il lusso nemmeno di pareggiare, credo io. Tra Napoli e Inter chi vince? Tra Napoli ed Inter, secondo me il Napoli arriva più favorita, l'Inter potrebbe subire lo scotto del derby perso, sarà ovviamente una bellissima partita, ma secondo me il Napoli vincerà. Può spuntarla. Bene, ci fermiamo, prima pausa per noi, al rientro la Serie B. Scocca, scocca, croccantelle, se le scrocchi non stai nella pelle. Damiani, le croccantelle che tu ami. Cocca, scocchia, croccantelle. Ogni gusto ti sorprende. Forno Damiani, le croccantelle che tu ami. Cocca, scocchia. Prodotti genuini, a prezzi economici. La spesa intelligente si fa al Discount Chamarra Supermercati. Il supermercato adatto a ogni esigenza. Vasta scelta di alimentari di grande qualità. Pescheria, banco del pane e gastronomia. A costi accessibili. Prodotti freschi, pronti e surgelati, ma anche senza glutine. Dedicati a chi soffre di intolleranze alimentari. Il Discount Chamarra Supermercati si trova in Viale Antonio Chamarra 211. Aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 20. La domenica dalle 8.30 alle 13. Chiamalo 06 7290 0633. We are all plunging straight toward our own decline. Without more to sink, we slide down deeper down. The shadow grows without else. We are hidden stripped into the fade out line. Deeper down. Audio.
ed il FEMA. Opera nel campo dell'edilizia pubblica e privata con attrezzature e mezzi di elevata qualità. Edilfema è in grado di offrire interventi completi sia nel campo delle ristrutturazioni sia nei restauri di immobili. Inoltre progetta e realizza opere di grande prestigio quali locali commerciali, abitazioni private, studi professionali e impianti sportivi. Edilfema, siamo in via Nomentana 1111 a Roma. Prodotti genuini a prezzi economici. La spesa intelligente si fa al discount SM Supermercati. Il supermercato adatto a ogni esigenza. Vasta scelta di alimenti di grande qualità. Pescheria, banco del pane e gastronomia a costi accessibili. Prodotti freschi, pronti e surgelati, ma anche senza glutine, dedicati a chi soffre di intolleranze alimentari. Il discount SM Supermercati si trova a Ostia, in via delle Ebridi 22. Aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 20. La domenica dalle 8.30 alle 13. Chiamalo 06 4299 0129. Devi ristrutturare o costruire la tua casa o il tuo ufficio? GS Immobiliare fa il caso tuo. La GSA Immobiliare è un'azienda altamente specializzata nell'impiantistica per strutture commerciali e industriali di media e grande metratura. Da più di 35 anni di esperienza e professionalità nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di sicurezza elettrici e di condizionamento. Cosa aspetti allora? GSA Immobiliare ti aspetta a Viale America 93 in zona Eur, a pochi metri dalla fermata Metro B Eur Palasport. Chiama il 335 6877 392. Atlas Vernici è una realtà che opera da molto tempo nel settore delle vernici ad alte prestazioni. Siamo impegnati costantemente nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti destinati ai settori carrozzeria, nautica ed industria. Atlas Vernici è presente su tutto il territorio nazionale, garantendo un supporto tecnico formativo ai nostri clienti. Prodotti genuini, a prezzi economici. La spesa intelligente si fa al discount Bravetta Supermercati. Il supermercato adatto a ogni esigenza. Vasta scelta di alimenti di grande qualità. Pescheria, banco del pane e gastronomia a costi accessibili. Prodotti freschi, pronti e surgelati, ma anche senza glutine. Dedicati a chi soffre di intolleranze alimentari. Il discount Bravetta Supermercati si trova in via degli Iacovacci 9. Aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 20. La domenica dalle 8.30 alle 13. Chiamalo 06 66 2140. Eccoci qui sempre con l'ABC del calcio, è arrivato il momento di parlare anche di Serie B. Partiamo dai risultati, i risultati dell'ultima giornata di campionato, anche perché ci sono una notizia su tutte clamorosa, la commentiamo tra poco, ma prima vediamo che cosa è successo. Alessandria Pisa 1-1, Benevento Parma 0-0, Como Lecce 1-1, 0-0 tra Cosenza e Brescia, Crotone Cittadella 0-0, guardate quanti pareggi, 2-0 invece della Ternana sulla Regina, così come del Frosinone sul Vicenza, 1-0 del Perugia in casa dell'Ascoli, Cremonese Monza 3-2 con la Cremonese che è la prima delle prime quattro a rubare punti importanti perché le altre pareggiano tutti, 1-1 tra Pordenone e Spal. Vediamo anche la classifica perché in vetta troviamo sempre il Lecce con 41 punti, 40 per il Pisa, Brescia 39, guardate la Cremonese che bel balzo che ha fatto, no? Vincendo chiaramente questo match, questo scontro diretto tra l'altro importante con il Monza, si è molto avvicinata. Ma la notizia clamorosa della giornata di oggi, da cui direi chiaramente di partire, riguarda il Brescia e riguarda questo esonero di Pippo Inzaghi, esonero che è stato ufficializzato proprio nella giornata di ieri, insomma si parla del ritorno di Lopez. Brescia che è stata per un bel periodo in vetta alla classifica e che è ancora lì, tra l'altro record di vittorie fuori casa, insomma Inzaghi stava facendo davvero un buon lavoro, sembrerebbe che proprio per questo che l'esonero sia arrivato più per differenti vedute, ecco, diciamo così, tra lui e la società che non per i risultati, chiaramente, perché il Brescia lì si sta lottando la promozione. Però Pino, tu come la vedi? Che è successo? Ma di solito io ho sempre pensato che ci deve essere un distinguo tra allenatore e società, e per società intendo presidente o chi delegato a fare le vici del presidente. Però calcisticamente io credo che l'allenatore deve essere l'unico responsabile.
E quando tu ti trovi a lottare per venire su senza problematiche, perché anche ieri c'è stato un pareggio, non è che c'è stata una sconfitta, tu prendi posizione. Che ci possono pure stare, no? Oltre, cioè non è che uno le può vincere tutte. Ma che scherzi. Allora ritengo che ci sia una divergenza a livello di idee o comunque di approccio alle varie partite. E questo è un malcostume, perché io non ritengo che il Presidente, a meno che non ci sia una sequela di risultati negativi, soprattutto nel caso di Inzaghi, mi sembra che ci sia andato oltre, a meno che non ci siano altre cose che a noi sfuggono, come è normale che sia. I panni sporchi si lavano ovviamente in, certo, famiglia, e quindi non possiamo assolutamente sapere se realmente c'è una divergenza in questo caso. Ma rimane un fatto che è inequivocabile: un allenatore che sta lottando per venire in Serie A viene mandato via a 14-15 partite o a 13 partite alla fine. Si sa qualcosa di più, Andrea? Che cosa è successo? Perché effettivamente quello che dice Pino, no, è quello che abbiamo detto tutti, cioè Inzaghi non è stato mandato via per questioni legate ai risultati. Beh, assolutamente no, anche perché sarebbe abbastanza incomprensibile. Io in ogni caso la reputo allo stesso modo incomprensibile, perché per quanto ci possano essere delle divergenze, sono divergenze che nel caso in cui la squadra stia andando male, allora possono essere anche, non ci si può passare sopra e quindi appunto si va all'esonero. Ma nel caso in cui la squadra stia andando invece bene, secondo me bisogna un attimo passarci sopra, anche perché comunque non è che stia lottando per la retrocessione o per un posto nei playoff, sta lottando anche per un posto diretto, no? Per andare in Serie A. E quindi questa scelta potrebbe a questo punto destabilizzare anche lo spogliatoio, perché se lo spogliatoio segue l'allenatore e lo dimostrano i risultati, perché come dicevate giustamente un pareggio non è che sia diciamo la fine, no? di un percorso molto positivo. Vediamo il Pisa, che era primo a tantissimi punti di vantaggio, adesso invece addirittura non lo è più primo ma è secondo. Quindi ecco, prendere delle scelte del genere in momenti positivi potrebbe essere controproducente, per quanto poi, ripeto, come dite voi, potrebbe essere successo qualcosa magari di irreparabile. Se c'è un problema di vedute anche a livello tecnico, non capisco quali siano sinceramente, perché se l'allenatore vince e comunque sta lì, significa che le scelte le sta facendo nel modo giusto. Quindi ecco, io magari avrei aspettato a questo punto magari la fine della stagione, o comunque nel caso in cui sarebbe arrivato un momento peggiore, allora approfittarne, ma farlo nel momento in cui invece la squadra sta andando bene mi sembra un po' azzardato. E tenete presente che il Presidente è un grande accentratore, eh sì. Se voi pensate alle altre sue esperienze come Presidente a Cagliari, in Inghilterra, anche qui con il Brescia, quindi ci può pure stare il suo accentrare il tutto nelle sue mani, può anche portare a delle divergenze, perché l'allenatore, soprattutto quando sei un allenatore di nome, fa fatica a dire sempre signor sì, signor sì, ed è questo un po' credo l'andazzo che ci sia stato. Allora, fondamentalmente diciamo che poi escono sempre delle notizie in merito, io adesso sto leggendo da Fanpage, ma se ne parla un po' dappertutto. È chiaro che l'idea che un po' tutti si sono fatti è che l'esonero arrivi per un rapporto ormai logoro tra Inzaghi e Cellino, fondamentalmente, anche perché per i risultati, come dicevamo prima, non sarebbe stato logico esonerare Pippo Inzaghi. Sembrerebbe che Cellino si sia molto arrabbiato per determinati cambi fatti nel corso dell'ultima partita e poi di conseguenza per il risultato, perché nella sessione invernale comunque il Brescia e di conseguenza il Presidente hanno fatto uno sforzo in più per cercare ancora di più di rinforzare questa rosa, e quindi era un rapporto che già si era incrinato nel mese di fine novembre, dicembre, quando Cellino aveva addirittura già pensato di esonerare Pippo Inzaghi, salvo poi decidere di dargli un'ulteriore possibilità, e poi invece arrivati a questo punto ha proprio deciso di cambiare. Al suo posto torna Lopez, uno che conosce perfettamente. Ecco, è quello che mi stupisce. Oltretutto vanno i nostri auguri a Lopez perché possa proseguire nel meglio questa avventura, però sta di fatto che se tu non lo hai preso all'inizio, segno che lo ritenevi non idoneo a che il Brescia potesse arrivare in Serie A. Ora con questa decisione, diciamo, tra virgolette, ti rimangi quello che hai deciso ad agosto.
In tutto questo, Andrea, chi merita a questo punto questa benedetta Serie A? Perché veramente lì davanti è Bagar. Là è Bagar un po' come in Serie A alla fine, nel senso, sì. Anche questo campionato, noi ripetiamo sempre il fatto che la Serie B, no, ci sono squadre che nel girone d'andata sembrano essere partite per la tangente, essere andate via, scappate, e quindi poi la vittoria sarà semplicissima. Il Pisa poteva essere una di queste, certo. Nel corso degli anni chiaramente, eppure invece poi chiaramente fisiologicamente arrivano i momenti di magra. Il Pisa lo sta attraversando in questo momento, adesso un altro pareggio, quindi sta risucchiata un po' dalle squadre inseguitrici, e poi adesso a questo punto non c'è una favorita, perché la distanza... Non ce l'hai una favorita, quindi? Ma no, a questo punto no, perché poi nel corso della stagione le cose cambiano, Maria, ecco, arriva un infortunio, c'è certo. Per esempio Luca stesso, si parla tanto di questo calciatore. Come no, certo. Nel mercato di gennaio si era parlato anche di un possibile addio con passaggio al Sassuolo, in realtà poi non si è fatto nulla di tutto ciò. Carnevali, intervistato, ha detto che non è il problema, diciamo, il non mancato arrivo al Sassuolo, non è dovuto al fatto che Luca in questi ultimi periodi non sta segnando così tanto come aveva fatto all'inizio, ma insomma erano questioni economiche, di diverse certo, valutazioni certo. Di vedute, e quindi ecco, adesso il Pisa sembrava dall'inizio della stagione che fosse la favorita numero uno, nessuno gli poteva togliere il primato, eppure adesso non lo è più. Quindi, ci ecco, sono sei punti che dividono la sesta dalla prima, per cui esattamente per può partite, rientrare chiunque. Due partite ci può arrivare chiunque. Al momento quella più forma sembrerebbe anche la Cremonese, che vince, ha recuperato tantissimi punti. Il Lecce adesso è arrivato primo, anche il Lecce più o meno ha mantenuto sempre nel corso della stagione una media molto positiva, nel senso non ha mai diciamo fatto tantissimo, ma neanche in modo negativo, quindi è sempre stata lì. Io infatti dico che la mia favorita è Lecce, adesso ecco. Mi sbilancio, siamo arrivati a febbraio, la mia favorita è Lecce, poi insomma sbaglierò, però io penso che possa davvero farcela. Pino, tu ce l'hai una favorita? Io ce l'ho, ed è Lecce anche per me. Ha ovviamente una città che segue il calcio come se stesse... Un mantra proprio. Esattamente, per cui ritengo che poi alla fine possa spuntarla. C'è anche, rispetto a quello che abbiamo detto tante altre volte, e poi ci fermiamo di nuovo perché siamo di nuovo in pausa, un ottimo momento del Frosinone, sì. Che però poi sembra sempre che manca quel, no? Quel quid in più. Adesso viene davvero da un gran momento. Tieni presente che poi il gol è stato siglato da un giocatore che l'anno prossimo vedremo sicuramente protagonista in Serie A, e quindi probabilmente... E questo mercato lo ha ancora più galvanizzato, stiamo parlando ovviamente di Gatti, per cui Frosinone alterna delle partite, delle prestazioni eccellenti ad altre che tu dici no, è impossibile. Però io credo che anche il Frosinone debba guardare con ottimismo la vita. C'è un'altra situazione che sembra davvero impossibile a guardarla da fuori, che è quella legata all'Ascoli, che in casa il Del Duca praticamente... Non riesce mai a vincere, Andrea, quinta sconfitta consecutiva, ieri ne ha parlato anche Sottile, ha detto sta diventando più una questione mentale che altro, tu che ne pensi? Ma penso che alla fine sia quello, la situazione dell'Ascoli sembra un po', faccio sempre i parallelismi magari con squadre superiori come l'Atalanta, anche l'Atalanta in casa non riesce più a fare tantissimi risultati. Secondo me a un certo punto sì, subentra effettivamente una questione psicologica, perché magari nelle prime occasioni in cui non si trova il risultato positivo uno non ci pensa, ma poi a lungo andare inizia a essere un tabù poi difficile da affrontare. Vero è che comunque le squadre quando si gioca in casa tendono sempre a rinchiudersi, no, nella propria area, e quindi magari squadre come quella dell'Ascoli non riescono a fare il gioco solito che magari fuori casa, dove invece magari le avversarie sono più propositive, riescono poi a trovare il risultato. Io credo che debba arrivare a questo punto la prima vittoria per poi sbloccarsi. È chiaro che l'allenatore deve un attimo aiutare i suoi giocatori a levarsi questo patema, perché certo. Insomma, se poi il problema arriva a livello psicologico, poi è difficile da superare. Se voi pensate che 32 punti che ha l'Ascoli, e se fosse stato, è vero che con i 6 non si va da nessuna parte, però un pochino meglio in casa. Ipotizziamo una vittoria e un pareggio invece delle sconfitte, e sarebbe a 37 certo. Punti. E sta comunque a meno 9, non è, sta sempre nel meno 9. Infatti, insomma, ecco, 32. Sì, sì. Però infatti. Se pensa che di solito in casa invece è dove si fanno più punti, dovrebbe no? Essere, dove dovrebbe. Si dovrebbero fare più punti, quindi questa è una cosa sicuramente che fa pensare. Allora, vediamo anche il prossimo turno di Serie B, perché poi siamo di nuovo arrivati alla pausa. Cittadella Cremonese, Monza Spal,
Parma, Pordenone, Pisa, Ternana, Vicenza, Cosenza, Perugia, Frosinone, Regina Crotone, Ascoli, Como, Brescia, Alessandria e Lecce, Benevento. Partitona, Lecce, partitona, Benevento. Grande partita. Sì. Partitona, complicata, complicata. L'Ascoli è chiesto al Como se vuole... Se vogliono fare cambio. Sì. Io gioco fuori casa pure questa, visto mai va meglio. Insomma, potrebbe essere un'idea. Proprio fermandoci, il Vicenza una partita fa aveva vinto, sembrava potesse riprendersi, sembrava potesse inanellare, no? Un si po' di risultati, un'altra invece volta. Niente. Credo che veramente sarà molto difficile. Complicato. Di non te l'aspetti un miracolo. 11 punti, se non sbaglio, in classifica. Cioè, non sono proprio pochi. Sono pochi, pochi. Sono proprio pochi. Facciamo così, fermiamoci di nuovo perché al rientro ci concentriamo sul girone C di Serie C. Cocca, scrocchia, croccantelle. Se le scrocchi non stai ne. Damiani, le croccantelle che tu ami. Cocca, scrocchia, croccantelle. Ogni gusto ti sorprende. Forno Damiani, le croccantelle che tu ami. Cocca, scrocchia. Prodotti genuini, a prezzi economici. La spesa intelligente si fa al Discount Chamarra Supermercati. Il supermercato adatto a ogni esigenza. Vasta scelta di alimentari di grande qualità. Pescheria, banco del pane e gastronomia a costi accessibili. Prodotti freschi, pronti e surgelati, ma anche senza glutine. Dedicati a chi soffre di intolleranze alimentari. Il Discount Chamarra Supermercati si trova in Viale Antonio Chamarra 211. Aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 20. La domenica dalle 8.30 alle 13. Chiamalo 06 7290 0633. We are all plunging straight towards our own decline. Without more to say, we slide down deeper down. The shadow grows without ever saying. We are hidden straight into the fade-out line. Deeper down. Edilfema opera nel campo dell'edilizia pubblica e privata con attrezzature e mezzi di elevata qualità. Edilfema è in grado di offrire interventi completi sia nel campo delle ristrutturazioni sia nei restauri di immobili. Inoltre progetta e realizza opere di grande prestigio quali locali commerciali, abitazioni private, studi professionali e impianti sportivi. Edilfema, siamo in via Nomentana 1111 a Roma. Prodotti genuini a prezzi economici. La spesa intelligente si fa al Discount SM Supermercati. Il supermercato adatto a ogni esigenza. Vasta scelta di alimenti di grande qualità. Pescheria, banco del pane e gastronomia a costi accessibili. Prodotti freschi, pronti e surgelati, ma anche senza glutine, dedicati a chi soffre di intolleranze alimentari. Il Discount SM Supermercati si trova a Ostia, in via delle Ebridi 22. Aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 20. La domenica dalle 8.30 alle 13. Chiamalo 06 4299 0129. Devi ristrutturare o costruire la tua casa o il tuo ufficio? GS Immobiliare fa il caso tuo. La GSA Immobiliare è un'azienda altamente specializzata nell'impiantistica per strutture commerciali e industriali di media e grande metratura. Da più di 35 anni di esperienza e professionalità nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di sicurezza elettrici e di condizionamento. Cosa aspetti allora? GSA Immobiliare ti aspetta a Viale America 93 in zona Eur, a pochi metri dalla fermata Metro B Eur Palasport. Chiama il 335 6877 392. Atlas Vernici è una realtà che opera da molto tempo nel settore delle vernici ad alte prestazioni.
Siamo impegnati costantemente nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti destinati ai settori carrozzeria, nautica ed industria. Atlas Vernici è presente su tutto il territorio nazionale, garantendo un supporto tecnico formativo ai nostri clienti. Prodotti genuini, a prezzi economici. La spesa intelligente si fa al discount Bravetta Supermercati. Il supermercato adatto a ogni esigenza. Vasta scelta di alimenti di grande qualità. Pescheria, banco del pane e gastronomia a costi accessibili. Prodotti freschi, pronti e surgelati, ma anche senza glutine. Dedicati a chi soffre di intolleranza in via degli Iacobacci 9. Aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 20. La domenica dalle 8.30 alle 13. Chiamalo 06 6616 2140. Eccoci qui, sempre in diretta con l'ABC del calcio. È arrivato il momento di parlare di Serie C, come vi avevo già annunciato. Serie C, Girone C, oggi nel dettaglio Virtus Francavilla, perché è con noi Mimmo Franco, buonasera. Salve, buonasera. Possiamo chiamarti Mimmo anche noi o dobbiamo chiamarti Domenico? Diccelo tu. No, va bene Mimmo, no? Perché da quello che ho capito non ci sono molte alternative, cioè ti chiamano tutti Mimmo, quindi insomma ci prendiamo... Sì, diciamo, nel mondo del calcio mi conoscono come Mimmo Franco, però sì. A casa mi chiamano tutti Domenico. Ah, vedi? Vabbè, noi però qui parliamo di calcio, quindi andiamo avanti con Mimmo, infatti. Chiaramente. Senti, allora, state vivendo un ottimo momento, per quanto no, sembrava all'inizio e si è sempre parlato Girone C uguale Bari. Però insomma Virtus Francavilla sta vivendo davvero un grande momento e credo che questo sia anche uno dei motivi per cui tu hai scelto la Virtus Francavilla, dico bene? Sì, non ti nascondo che siamo contentissimi di quello del percorso che stiamo facendo, perché comunque nessuno continua a calcolarci, ma noi siamo lì e daremo partito fino alla fine, perché comunque la squadra secondo me è molto, molto forte, l'allenatore altrettanto, e quindi penso che ci siano tutti i presupposti da qui alla fine di continuare questo percorso che abbiamo iniziato da luglio e noi all'interno dello spogliatoio sappiamo benissimo cosa vogliamo, quindi pensiamo partita dopo partita e fino alla fine lotteremo per arrivare più in alto possibile. Poi se il Bari vincerà il campionato saranno stati più bravi di noi, certo. Quindi ce l'andremo a giocare sicuramente ai play-off. Certo, giustamente dice, noi il nostro lo facciamo, poi se gli altri sono più bravi vinceranno assolutamente, loro. Assolutamente. Ci mancherebbe. In studio con me c'è Pino Wilson, ti lascio la parola a lui per farti una domanda. Mimmo, buonasera. Volevo sapere, Carlo, buonasera. La realtà attuale è frutto di un progetto iniziale o strada facendo vi siete ritrovati in quella posizione perché vi siete accorti di avere una squadra molto forte? Ma non ti nascondo che dall'inizio comunque la squadra rispetto allo scorso anno è migliorata tantissimo con giocatori esperti. E sapevamo che sicuramente potevamo fare meglio dello scorso anno, quindi comunque entrare nei 10 posti era l'obiettivo minimo. Poi piano piano comunque la squadra ha iniziato a giocare bene a calcio, quindi ha iniziato a dominare le partite e piano piano anche dentro di noi è subentrata quella consapevolezza di andarsela a giocare a viso aperto su tutti i campi. Poi abbiamo avuto un periodo difficile perché siamo stati in parecchi fuori per infortunio. Però questa, lì secondo me è scattata la scintilla perché chi ha giocato al posto, chi è subentrato diciamo negli 11 titolari ha fatto meglio. Voi magari lo sapete meglio di me, quando succede questo nelle grandi squadre poi scatta quella scintilla che poi ti porterà sicuramente a raggiungere obiettivi strepitosi. Senti, io ho letto un po' varie interviste, ho ascoltato varie interviste, no? Insomma, voi che siete parte integrante chiaramente della Virtus Francavilla, e quasi tutti parlate, anche tu in un'intervista che hai fatto recentemente, parlate di una grande organizzazione. Ecco, tu hai girato tanto, hai vestito maglie anche molto importanti. Che cos'ha di più la Virtus Francavilla, proprio a livello organizzativo? Che cosa hai trovato che magari ti ha stupito in questi mesi?
Ma è una piazza, nel senso, è una città di 30.000 abitanti circa, quindi magari dagli altri è vista come una squadretta, ma non è così, perché comunque nella città si vive di calcio, si respira calcio. Il presidente è una persona molto seria, chi lo circonda è come lui, sono molto ambiziosi. Quest'anno poi, ti ripeto, hanno preso giocatori, secondo me, che hanno alzato il livello di attenzione, di personalità della squadra, e penso che anche la scelta dell'allenatore non è un caso, perché comunque il mister veramente ci sta dando tantissimo, ha migliorato tantissimi calciatori che all'inizio erano un po' partiti con qualche paura, non venivano dall'anno scorso che non era stato un anno bellissimo, quindi poi ci sono messe insieme tantissime cose e ora, ti ripeto, siamo lì e ce la giocheremo fino alla fine. C'è anche Andrea Tommasini, un collega giornalista di Laziopress.it in studio, lascio la parola a lui per una domanda. Buonasera, io le volevo chiedere, visto che il campionato, diciamo, di Serie C, tutti e tre i gironi in generale, negli ultimi anni ha avuto un po' di difficoltà, no? Lo sappiamo, a livello economico, ma io mi volevo concentrare più che altro sull'aspetto tecnico. Le volevo chiedere, visto, ricollegandomi magari anche alla domanda di Elisa, visto che lei, insomma, ha girato diverse squadre, qual è la competitività a livello tecnico all'interno del campionato di Serie C e se è aumentata rispetto agli anni scorsi? Ma sicuramente ci sono squadre forti, però la Serie C, se non crei gruppo, ci fa fatica. Penso magari a tante altre squadre che stanno sotto di noi con nomi magari più conosciuti, però io penso che questa Virtus ha proprio, cioè, dentro lo spogliatoio noi siamo una pigna e questo ci sta portando a fare questi risultati, e non penso sia un caso, perché comunque, ti ripeto, giochiamo bene a calcio, ci divertiamo, poi stiamo bene in settimana, arriviamo un'ora prima al campo, andiamo via un'ora dopo, sono tante piccole cose che poi fanno scattare, ripeto, quella scintilla per poi giocarcela fino alla fine. La prossima partita vi vede impegnati contro il Taranto, che partita sarà? È una partita difficile come tutte le altre, anche il Taranto è una squadra forte, un tipo spettacolare, è un derby, andremo lì, ce l'andremo a giocare a viso aperto come abbiamo fatto con tutte le altre squadre. Alla fine, poi dopo la partita vedremo cosa ne uscirà, però noi siamo in un momento di forma ma totale, cioè della squadra, chiunque gioca, chiunque entra può fare la differenza, e penso che questo è solo un bene. Senti Mimmo, un'ultima cosa che riguarda un po' più il tuo passato, no? Tu hai vestito, come dicevo prima, tante maglie importanti, quelle della Salernitana, quella del Cesena, insomma, ne dico solo alcune, ma davvero ce ne sono tante di importanti. A proposito di Salernitana, visto che poi questa sera chiude la Serie A, ma tu pensi, visto che so che è un po' rimasto nel tuo cuore, no? Come piazza, come squadra, tu pensi che ce la possa fare? Guardi ancora la Salernitana con grande affetto, immagino? Sì, diciamo che sono rimasto legato perché comunque sono cresciuto a Salerno, ho fatto 3 anni che ero bambino, 15 anni, quindi sono rimasto legato comunque a tante persone a Salerno, a tanti amici, e non ti nascondo che sto tifando comunque per la loro permanenza in Serie A. Stasera speriamo riescono a vincere, così la lotta alla salvezza si riaprirà e quindi ne vedremo delle belle comunque anche in Serie A. Certo, tanto dice uno sta in Serie A, l'altro sta in Serie C, non c'è conflitto di interessi, posso dire, di fare il tifo per la Salernitana, ci mancherebbe altro. Come vedete, Mimmo, il rapporto con la città di Pescara, che è attaccata a voi? Non tantissimo. Noi siamo in Puglia. Sì. Insomma, è molto vicina comunque. Diciamo, non tantissimo. Infatti c'è un derby tra voi e il Pescara? No, assolutamente.
No, adesso giocano col Taranto, è quello il derby, quello no? Sì, quello certo. Certo. Mimmo, noi ti salutiamo, ti ringraziamo davvero grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo. Grazie mille, un abbraccio. Grazie mille. Grazie mille a Domenico Franco, centrocampista della Virtus Francavilla, per essere stati con noi, per anche ovviamente all'ufficio stampa per averci concesso l'intervista. C'è Francavilla anche in Abruzzo, ma è l'altra. Ah, ecco, sì. Era perché ci giocava un mio, che ha giocato anche in Serie A con la Ternana e col Pescara, Valle, il quale mi parlava di un rapporto di questo dualismo. Molto teso, sì. Sì. No. Ci sono due Francavilla e questa è la Francavilla pugliese, chiaramente. E giocava anche in Serie C Francavilla, quello mio. Ah, vedi, è passato un po' di tempo magari. Comunque, insomma, una bella realtà, perché poi veramente il Francavilla, la Virtus Francavilla sta facendo molto bene. Se tu pensi a tutte le altre realtà come Palermo, Catania, certo, Taranto stesso, insomma, hanno delle difficoltà. Sì, assolutamente sì. Però è chiaro che il Girone C in questo momento, come sottolineavamo, lo sta comandando senza dubbio il Bari. Se non sbaglio sono 9 i punti di vantaggio in a questo 51 momento. Punti il Bari. Prima vedevo sì rapidamente anche la classifica, per carità è ancora tutto aperto, mancano tante partite, giustamente come ci sottolineava Domenico, tutti fino all'ultimo se la dovranno giocare al massimo. Però il Bari sta facendo di tutto per riuscire ad arrivare in fondo, almeno questa volta, perché poi insomma un anno o l'altro poi le polemiche sono sempre tante. Ciclicamente c'è una squadra che governa un po' il girone C di Serie C, che poi... 9 punti non sono pochi. No, certo. Noi siamo arrivati alla fine anche per questa sera per quel che riguarda l'ABC del calcio. L'appuntamento torna ovviamente il prossimo lunedì. Grazie mille a Pino Wilson. A voi, buona serata. Grazie mille ad Andrea Tommassini. Grazie a te, Elisa. Con l'ABC del calcio ci vediamo lunedì prossimo. Ciao a tutti e buona serata.